Ok, oggi a Firenze ci sono 2 gradi. 2 gradi è finalmente una temperatura che aspettavo da giorni perché di base il mio allenamento continua. Avevo promesso che avrei detto perché lo faccio? Perché Jacopo fai questa cosa fuori di testa di andare in scooter smanicato rischiando di prenderti una polmonite e tutte quelle altre cose, insomma, che ci si aspetta, tipo influenza, raffreddore, bla bla bla. Lo faccio perché di fondo io sono sempre stata una persona freddolosa, molto freddoloso, era freddoloso anche mio padre e a volte sono rimasto addirittura scioccato nel vedere quando ero bambino il modo in cui mio padre viveva le crisi di freddo che gli prendevano improvvisamente. Mi spaventavo a vedere il modo in cui mio padre reagiva a questi attacchi di freddo che gli prendevano di colpo. Mi ricordo che dovevamo metterlo a letto, coprirlo di coperte, lui tremava, non riusciva quasi a respirare. Poche volte l'ho visto succedere, ma abbastanza da rimanere impressionato. E quando sono cresciuto anch'io ho avuto qualche volta questi attacchi di freddo e ho sentito che comunque il freddo mi limitava perché amo gli sport dove comunque si va in acqua, amo gli sport dove si va sulla neve. Quindi lo vedevo come un limite, il fatto di sentire il freddo, averne paura, ammalarmi quando prendevo freddo, perché ovviamente è capitato anche a me, e quindi ho deciso piano piano che dovevo risolvere questa faccenda. Mi ha aiutato un monaco tanti anni fa, costringendomi, possiamo proprio dire costringendomi, a fare la doccia fredda. Si era accorto una mattina, eravamo a un ritiro, si era accorto che io non avevo fatto la doccia la mattina appena sveglio prima di andare a meditare e mi disse: devi darti una svegliata, vai a farti la doccia e fatela fredda. Da quel giorno, devo dire la verità, la mia vita è cambiata perché non ho mai più fatto una doccia calda la mattina, la faccio la sera semmai, e chiaramente il mio rapporto col freddo è cambiato tantissimo. Ma poi 3 anni fa, 3 anni e mezzo fa ormai, l'incontro con Wim Hof, in realtà ho scoperto Wim Hof un po' prima, ma poi l'ho incontrato fisicamente in un ritiro sui Pirenei, perché ho deciso di studiare con lui e da lì ho cominciato a rompere altre barriere, a scoprire che non c'è solo la doccia fredda, ovviamente, ma che è incredibile quello che possiamo fare. Di fatto sto andando in scooter, mi guardano tutti come un pazzo, a 2 gradi e se ce ne fossero anche meno sarei anche contento perché in realtà sto benissimo. E non dico che non sento il freddo, io il freddo lo sento come tutti gli altri e lo sento come lo sentivo prima. La differenza è che ha smesso di essere un problema, non mi dà più fastidio, anzi mi piace. Chiaramente in certi momenti, quando non sono preparato psicologicamente o semplicemente quando sono stato ore seduto al computer, non mi posso alzare e espormi al freddo incoscientemente così. Ma anche stamani, per esempio, io ho fatto meditazione, la mia doccia fredda, la meditazione, finita la meditazione, mi sono vestito ed eccomi qua. Pronto per raggiungere il mio bar preferito dove mangerò delle brioche al pistacchio, ancora per poco perché è una cosa da cui voglio disintossicarmi. Però ecco, non ho fatto nessuna preparazione particolare, se non il fatto che tutti i giorni mi sparo una decina di minuti in scooter così, sbracciato. In questo momento ho anche un po' di pelle d'oca, ma è una sensazione piacevole. Quindi non c'è niente di particolarmente straordinario, secondo me, è solo una questione di abitudine. È la questione di superare la pigrizia mentale, la paura del freddo sicuramente che mi possa far ammalare, eccetera, ma anche quella pigrizia mentale legata al non voler affrontare il disagio che all'inizio per forza c'è, ma una volta che hai cominciato a affrontarlo gradualmente, senza forzarti, piano piano quel disagio si trasforma in una sensazione piacevole dalla quale poi veramente cominci a diventare dipendente. Io se non mi faccio i miei 10 minuti di freddo sento di non aver iniziato bene la giornata. Poi la verità è che quando arriverà il caldo, molte persone si chiedono: ma poi quando arriverà il caldo starai male, no? Un signore una volta a un semaforo mi ha visto e mi ha detto: oh, te come tu farai d'estate? Quando arriva il caldo tu morirai! Perché mi ha visto così sbracciato, no? Ma in realtà io ormai sono un paio di estati che fa un caldo baiulo e lo sappiamo tutti. E non lo vivo male, certo il caldo quando è troppo ti abbassa la pressione, ti rincoglionisce, però non mi fa particolarmente stare male, anzi forse lo gestisco molto meglio da quando ho imparato a stare anche col freddo, perché poi alla fine il concetto è quello che impari a stare con quello che c'è, è un po' quello che impariamo nella meditazione, no? Impari ad accogliere le sensazioni, a rilassarti, a farle entrare, a viverle bene.
E lo stesso lo puoi fare col caldo. Di fondo io amo le saune, amo quelle caldissime, quelle a 90 gradi, quindi che problema c'è? Insomma ragazzi, non ve lo perdete, il freddo è un amico, fa bene, è il mio vaccino. Tra l'altro mercoledì 27, cioè domani, se non lo potete vedere in live streaming, comunque lo rivedrete registrato, farò un'intervista o comunque faremo una chiacchierata a due con Leonardo Pelagotti, un altro amico che segue Wim Hof da tempo, da più tempo di me, e parleremo di questo, del freddo, di come ci si arriva, come si può veramente diventare più felici e più forti e anche usarlo per andare oltre quella che è la depressione che potrebbe in questo periodo storico acchiapparci un po' tutti, perché fondamentalmente, diciamocelo, siamo stanchi di questa situazione e molte persone intorno a me vedo che stanno cominciando a perdere colpi. Io mi tengo vivo anche grazie a questa cosa, oltre alla meditazione, lo yoga sicuramente, ma questa cosa del freddo mi ravviva, mi risveglia, mi rinforza tantissimo, mi dà il coraggio interiore di andare avanti in questa situazione assurda. Quindi ragazzi, vi aspetto domani sera sulla pagina Facebook di Samadio, la mia pagina Facebook, sul mio canale YouTube, e spero che un giorno ci becchiamo per fare qualcosa di freddo insieme.